Ciao a tutti, Dreamlike Moon vi dà il benvenuto a questo episodio speciale dove vi faccio vedere un breve tour della nuova casa di Cassandra e famiglia, per cui la nuova casa della famiglia Charlotte. Sempre a Windenburg, nel posto dove tre generazioni fa c'era una clinica di famiglia, dove è nata Cassandra, adesso non c'è più, e Cassandra ha fatto costruire questa villa in stile molto spiccatamente selvadoregno. La casa ha due ale, come potete vedere, per cui andiamo subito a farci un giro. Si sale dalla scala e arriviamo sulla destra a questa porta di entrata, la porta della casa principale. Entriamo e c'è subito questo spazio aperto, quindi una zona giorno con spazio aperto. In fondo c'è la cucina, sulla sinistra invece c'è uno spazio dove posare le proprie cose, per cui un disimpegno. E in mezzo c'è una scala che porta al piano superiore. Dal disimpegno si arriva al bagno del piano terra. Colori molto morbidi ma vivacizzati dalle decorazioni. Questa è la zona giorno vista dalla porta del bagno quando si esce. Poi si arriva alla cucina, per cui un open space con cucina vista, cucina e sala da pranzo chiaramente. Anche qua i mobili hanno colori chiari, ma il tutto è vivacizzato dai colori delle pareti, delle decorazioni. E questo è il balconcino dove la famiglia ogni tanto cena o pranza se fa bel tempo. È anche per le cene di famiglia. Ma ora saliamo le scale e andiamo al piano superiore. Subito troviamo un corridoio dove ci sono le foto di Ginevra e suo marito Joaquin, i founder di questa legacy. Sulla sinistra abbiamo due porte, sulla destra una. Entriamo nella prima porta a sinistra, dove c'è la camera di Cassandra ed Elsa. Al lato della camera c'è una piccola zona dove le ragazze possono sedersi, leggere, studiare, rilassarsi. E questa zona porta a un corridoio dove c'è una specie di cabina armadio, ma non solo, perché sulla sinistra c'è una porta che conduce al loro bagno privato. Un bagno che è un'esplosione di colore, tipico di loro due che sono artiste. Ma continuiamo a vedere cosa c'è in fondo al corridoio. Due porte che si guardano. Nella porta a sinistra, quando si entra, si arriva alla camera di Achille. Una camera dedicata allo studio e al suo amore per la giungla, quindi studio dell'archeologia e amore per Selva Dorada, e lo si nota subito. Ma è pur sempre anche la camera di un adolescente. La seconda porta, invece, nasconde la camera di Paride. Paride è ancora piccolo, quindi ha una camera con un lettino, molto più colorata, tanti giocattoli. In mezzo alle due camere, con l'accesso da entrambe, c'è il loro bagno privato e si vede che è il bagno di due maschietti. Ma noi abbiamo visto il primo e il secondo piano. Cosa c'è al piano terra? Semplice, ci sono due zone. La prima zona è una taverna. Una taverna dove trascorrere tempo con gli amici, i club, la famiglia, tutti i cugini quando arrivano. Ecco, loro festeggiano qua.
Dalla taverna si accede a un bagno semplicissimo, mentre il secondo ingresso porta allo studio di Cassandra ed Elsa, lo studio artistico. Poi ci sono due stanze segrete, non ancora arredate, ma ve le farò vedere più avanti. Ora andiamo a vedere cosa c'è nell'edificio separato, una specie di dépendance. Si entra da piano terra e c'è lo spazio dedicato ad Antonio. Ha voluto uno spazio privato per sé e quindi questo è una specie di mini appartamento. Ci sono tutte le sue cose, i suoi computer, i suoi aggeggi elettronici. Poi dalle scale si accede alla stanza da letto. E anche lui ha il suo bagno privato, un po' più in disordine, ma è pur sempre il suo privato. E c'è una porta anche al primo piano, per cui dalla sua camera si accede direttamente al primo piano che poi si ricollega alla casa principale. Dietro la casa però c'è un giardino, quindi non è finita qui, perché le nostre hanno allestito una zona per tutta la famiglia per rilassarsi e divertirsi nella piscina che ormai è immancabile in tutte le famiglie che possono permettersela. E sì, c'è anche un'entrata posteriore per la taverna, così se fanno una festa in piscina poi possono entrare a mangiare qualcosa. Questa è la casa da dietro e da uno dei lati. Bene, spero che questa presentazione vi sia piaciuta. Io ci ho messo tantissimo a costruirla, l'ho buttata giù un sacco di volte e sono ripartita da zero un sacco di volte. Spero che a voi piaccia, almeno quanto piace a me, perché io me ne sono innamorata. Ho azzeccato lo stile giusto che volevo, che non riuscivo a imbroccare al primo colpo. Quindi grazie a tutti per l'attenzione. Ci vediamo domani con l'episodio della serie L'erede di Foninfesta. E nel frattempo vi abbraccio fortissimo e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!